Lavori importanti, una massiccia opera di riqualificazione e messa in sicurezza di una galleria che nel 2011 fu posta sotto sequestro per un rischio crollo certificato addirittura del 75%. Da poco più di 5 mesi, la galleria Madonna del Tindari sulla A20 Messina-Palermo e allo stesso modo quella Capodorlando sono oggetto dei lavori appaltati dal Consorzio Autostrade Siciliane. Questa mattina il cantiere di Tindari è stato terreno di studio per gli studenti delle quinte classi del corso di costruzioni, ambiente e territorio dell'Istituto Borghese Faranda di Patti. Per i ragazzi che fanno un corso di studi come il nostro, costruzioni, ambiente e territorio, dove i maggiori sbocchi lavorativi sono proprio in questo tipo di attività. Quindi toccare con mano quello che si studia in teoria sui libri e visitare effettivamente i cantieri e vivere direttamente le varie fasi lavorative è di fondamentale importanza. Solo così i ragazzi si possono rendere conto di quelle che sono le effettive difficoltà che si incontrano poi sul campo. Insieme ai docenti, ad accompagnare i ragazzi, il progettista e direttore dei lavori, Alfonso Schepisi, ed il direttore generale del CAS, Salvatore Pirrone. L'esecuzione dei lavori nelle gallerie Tindari e Capodorlando è affidata alle imprese Notari e Bruno. Questa è un'autostrada fatta nel 1970, quindi le caratteristiche erano quelle di progettazione, di realizzazione dell'epoca, per cui oggi generalmente è una... riscontriamo la differenza su altre autostrade relative proprio alla datazione della galleria, per cui sono un po' vetuste, un po' tutte, noi in questa stiamo intervenendo e facciamo un consolidamento dell'esistente, però bene o male, come lei già sa, ha visto e del posto sa che la situazione più o meno di tutte le altre è dello stesso tipo. Domani, allo stesso cantiere, saranno invece in visita 40 studenti del primo e secondo anno della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina.